Circa 3.000 specialisti riuniti per fare il punto sulla lotta ai tumori, qui a Milano in occasione del congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. In occasione di un incontro con la stampa è stata presentata una campagna di sensibilizzazione promossa da AION su una delle neoplasie a prognosi più infausta, il tumore del pancreas. Ne parliamo con il professor Stefano Cascinu, presidente di AION. Professor Cascinu, innanzitutto ci può fornire una breve introduzione sul tumore del pancreas? L'adenocarcinoma del pancreas è una malattia non estremamente frequente, colpisce circa 6.000 persone all'anno in Italia e comunque questa malattia che ha bassa incidenza ha purtroppo un'alta mortalità e questo l'ha sempre resa come una delle malattie più temibili sia per la popolazione sia anche per i medici. Ed è un'altra caratteristica, almeno in questi ultimi anni, quello di avere una costante ma lenta incremento nella crescita, che non sappiamo spiegare molto bene, probabilmente sono stili di vita, un po' l'obesità, le patologie infiammatorie, l'uso di alcol, però sicuramente è in costante incremento e questo costante incremento significa che dobbiamo aspettarci nei prossimi anni un problema sempre più importante dal punto di vista anche non solo sanitario ma sociale. AIOM sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione proprio sul tumore del pancreas. Ce ne parla? Sì, AIOM, che ha come scopo quello di curare e trattare i pazienti con particolari malattie, si è focalizzata su uno dei progetti sul carcinoma del pancreas, perché è sempre stato etichettato come una neoplasia difficile e suscita ovviamente molto sconcerto sia nei pazienti che nei familiari durante una diagnosi, ma anche nei medici. Quindi noi vorremmo cercare di definire esattamente che ruolo ha questa malattia per la popolazione, cioè dirgli guardate, non significa più che è una malattia mortale. E dall'altra anche dire ai medici, guardate, se avete una diagnosi di pancreas potete in qualche modo essere certi che qualche trattamento possibile ci sia.